La casa chiusa dell'arte, dove gli attori, come prostitute, sono alla mercé dello spettatore. Torna a Lecce, per il terzo anno consecutivo, Dignità autonome di prostituzione. Lo spettacolo che ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico. Oggi al Teatro Paisiello di Lecce la presentazione dell'evento, ultimo appuntamento della stagione teatrale 2015 del Comune di Lecce, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L'evento, firmato da Luciano Melchionna e tratto dal format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna, andrà in scena dal 29 aprile al 2 maggio alle ore 21 e il 3 maggio alle ore 18:30 al Teatro Paisiello di Lecce. Lo spettacolo non cambia il cliché. Attori e attrici, rigorosamente in vestaglia o giacca da camera o in abbigliamento succinto e provocante, adescano e si lasciano abbordare dai clienti spettatori che, muniti di dollarini, il denaro del bordello, contrattano il prezzo delle singole prestazioni con una strana famiglia tenutaria della casa. Conclusa la trattativa, il cliente, uno, due o piccoli e grandi gruppi, si apparta con l'attore o l'attrice scelto in un luogo deputato dove fruirà di una o più pillole di piacere. Monologhi o performance del teatro classico e contemporaneo, atti ad emozionare, far riflettere con stupore e divertire lo spettatore.